Ciao, sono Max Strazer. Con voi amici di Pauluani, oggi affronteremo un'altra bellissima salita, la Perifosse. Una salita di 9 km con pendenza media all'8,90 e una massima del 15%. Prima di ogni uscita è bene controllare la pressione delle gomme in base al peso e alla temperatura. E mi raccomando, la pompa non tenerla mai dietro la schiena. Un'eventuale caduta può creare veramente danni irreparabili. Una cosa che vi può dare un aiuto? Il cardiofrequenzimetro. Conoscere la propria soglia vi aiuterà a distribuire bene le energie in salita. E mi raccomando, casco sempre allacciato. Finita la salita, inizieremo la discesa. Vi spiegherò gli aspetti tecnici in compagnia di Luca. Andiamo. Idratazione è fondamentale. Seguite questo consiglio. Bevete prima di aver sete e mangiate prima di aver fame. Ora vi spiegherò tecnicamente come impostare un tornante, la piega e l'uscita dello stesso. Andiamo. La prima fase è l'entrata. La gamba destra si estende e aumenta la pressione sul pedale. La sinistra si flette. La mano destra aumenta di pressione sul manubrio e l'apertura del ginocchio interna ci permette di aumentare la forza centripeta. La seconda fase, mantenere il raggio di curvatura per tutta la durata del tornante. L'asse della testa deve essere perpendicolare al piano di terra per avere una maggior propriocettività del gesto. Terza fase, l'uscita, dove ripristiniamo le posizioni e iniziamo la spinta. L'ultimo consiglio che vi voglio dare riguarda la tipologia di andatura a fila doppia, quando il codice stradale lo permette, che deve essere perfettamente in linea, altrimenti ci può essere un aggancio del manubrio. E come ogni fine uscita, è bene gustare una buona brioche Pauluani fatta con latte fresco. Vi aspetto tutti su paulualife.tv con le vostre immagini e impressioni. Ciao!